la parola a questo punto a Mario Mattioli, presidente di Confitarma, uno dei settori significativi su cui passano anche i trasporti e le esportazioni italiane ed è un settore particolarmente colpito. Mario Mattioli. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie soprattutto di avere organizzato, onorevole Meloni e senatore Urso, questo importante incontro con tutte le realtà produttive che in questo momento più di meno sono tutte in grossa sofferenza. Saluto Vincenzo Boccia, che è il mio presidente, perché noi aderiamo a Confindustria e devo dire anche attraverso Confindustria e i suoi funzionari, i suoi rappresentanti, abbiamo delineato una serie di richieste fatte per il nostro settore al governo. Innanzitutto ci tengo a dire questo, finalmente si è capita l'importanza e la strategicità del mare, perché noi abbiamo 8.000 km di costa, ma evidentemente nel passato, indipendentemente dal colore politico, abbiamo sempre abbastanza abbandonato il tema dell'economia del mare. Oggi ce ne rendiamo conto, siamo un anello importante, probabilmente il primo anello che consente la possibilità di poter trovare nei nostri supermercati i prodotti alimentari per vivere, nelle nostre farmacie, nei nostri ospedali, tutto ciò che è medico per sopravvivere e soprattutto anche per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, evidentemente senza il trasporto via mare probabilmente non si potrebbero fare anche questo genere di collegamenti. Quindi è un settore nevralgico ed è un settore strategico. Il 90% delle merci a livello mondo transita via mare, quindi devo dire è estremamente importante. L'Italia nel passato ha avuto una politica un po' miope, se mi è consentito dirlo, nell'ambito del trasporto marittimo in generale, ma della portualità in generale, di quella che diciamo è l'economia del mare. Noi abbiamo sempre criticato nel passato l'esistenza del Ministero della Marina Mercantile e nel momento in cui questo è stato accorpato sulla infrastruttura dei trasporti, oggi francamente lo rimpiangiamo, perché noi puntavamo ad avere un ragionamento che era un'economia del mare, quindi un Ministero del Mare o comunque un forte pivot, un forte punto di aggregazione sul mare che potesse rispondere alle nostre esigenze. Oggi ci troviamo con 7-8 dicasteri che hanno a che fare con il mare e questo è una cosa evidentemente da ristudiare per un immediato futuro. Dal punto di vista strettamente pratico, per quanto riguarda questa tremenda emergenza del coronavirus, noi abbiamo avuto due momenti molto critici. Il primo proprio all'inizio, perché le nostre navi hanno bisogno, innanzitutto sono navi che fanno di fatto molto traffico internazionale, quindi si trovano nei porti esteri, eccetera, rispondono a delle normative internazionali e ci siamo trovati con la chiusura dei centri di formazione che rilasciano i brevetti per i nostri marittimi e quindi siamo stati un po' nella impossibilità di rinnovare brevetti e soprattutto di rinnovare brevetti che scadevano. Quindi ringraziando l'amministrazione e il Comando Generale delle Capitanerie e il Ministero delle Infrastrutture, ci siamo adeguati a quello che prevedono le normative internazionali e abbiamo dato una proroga, quindi oggi i marittimi anche con certificati scaduti diciamo possono legittimamente operare a bordo delle navi proprio in funzione dell'impossibilità di fare questi rinnovi. Questa è stata una cosa non da poco. La seconda cosa piuttosto pesante è l'impossibilità di cambiare gli equipaggi, perché i nostri equipaggi sono nei porti di mezzo mondo e come voi tutti sapete l'Italia è una delle nazioni diciamo con maggiore difficoltà, collegamenti aerei non ce ne sono, impossibilità di poter sbarcare e avvicendarsi. Quindi anche attraverso le organizzazioni sindacali nazionali ma internazionali cui queste fanno capo, abbiamo dovuto prorogare i turni di impiego a bordo delle navi. Quindi oggi abbiamo gente che sarebbe dovuta sbarcare, che non è potuta sbarcare, ma così come abbiamo gente a terra che doveva imbarcare e non è potuta imbarcare. Quindi abbiamo chiesto come misure al nostro governo una cassa integrazione attraverso il nostro fondo bilaterale che si chiama Solimare, quello per le aziende appunto di trasporto marittimo, e abbiamo chiesto un sostegno importante per quanto riguarda i costi portuali. I traffici sono diminuiti in maniera spaventosa. Oggi noi importiamo circa un 30-40% di merci in meno. Alcuni settori, come rilevava il Presidente
Verna Bobocca per quanto riguarda il turismo, quindi mi riferisco alle navi da crociera, sono totalmente azzerati e fatturato zero. Quindi noi abbiamo chiesto un intervento importante per la riduzione dei costi del mantenimento di queste navi nei porti o anche delle toccate nei porti stessi, che siccome c'è molta meno merce, la nave tecnicamente è una nave che guadagna di meno e quindi è corretto che abbia un sollievo da questo punto di vista. Abbiamo chiesto anche per quanto riguarda la continuità con le piccole isole e con le isole maggiori, il cosiddetto cabotaggio, quindi le imprese di cabotaggio che possano avere uno sgravio degli oneri fiscali, perché è l'unica maniera degli oneri sociali, è l'unica maniera in questo momento per poter sopravvivere. Abbiamo un esempio virtuoso che è il registro internazionale, che attraverso una riduzione importante del cuneo fiscale ha più che raddoppiato la flotta nel giro di pochi anni. Quindi questo è una cosa da tenere in considerazione, perché evidentemente quando si riescono a fare delle politiche di incentivo, anche se queste politiche sono le politiche europee, di fatto poi c'è un beneficio diretto del settore e abbiamo anche raddoppiato l'occupazione, non soltanto evidentemente gli investimenti. E abbiamo chiesto anche, d'accordo con Confindustria, la possibilità di avere delle proroghe sui termini per quanto riguarda i famosi accordi di ristrutturazione di cui si è parlato. Purtroppo il settore dello shipping dal 2008 si è ripreso in maniera molto difficoltosa, così come il resto delle imprese italiane, quindi vorremmo evitare che il coronavirus possa anche decretare per scadenza dei termini la morte o il fallimento di aziende che si trovano in procedura. Spero che questi emendamenti che abbiamo richiesto, così come ci è stato assicurato, vengano fatti propri dal governo e in qualche maniera ci sia data una risposta importante proprio a sostegno di questo settore. Per la fase 2 è estremamente importante quello che è stato, ho sentito parecchio parlare di questo, la burocrazia. Noi siamo uccisi dalla burocrazia. La burocrazia è veramente la palla al piede peggiore della nostra impresa possa avere e noi la soffriamo in maniera fortissima anche perché abbiamo continui interscambi con l'estero, quindi noi abbiamo sottrazione continua di quote di mercato, di quote di traffico eccetera. Pensiamo soltanto che i porti di riferimento della grande industria del nord-est e del nord-ovest italiano sono Rotterdam, Amburgo ed Anversa, non è Genova, non è Trieste, non è Venezia e non ne parliamo per i porti del sud, come si capisce dal mio accento, diciamo, ci tengo in maniera molto 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 particolare. Non si parla e non si riesce a far decollare le ZES, tutto ciò che è stato politica che ha creato un grosso sviluppo nell'ambito non soltanto del trasporto marittimo, ma partendo dal trasporto marittimo e dal mare che ha creato grosso occupazione e soprattutto sviluppo in altre regioni, noi ce l'abbiamo sulla carta, non riusciamo a farlo decollare. Quindi da questo punto di vista io credo che sia importante. Noi oggi abbiamo avuto un bruttissimo esame immediato, uno shock fortissimo che è il coronavirus, abbiamo imparato anche a utilizzare delle procedure e degli strumenti che accorciano i tempi. Io credo che sia il momento affinché l'Italia cerchi, diciamo, nella disperazione del coronavirus, di portare avanti una speranza che è quella là di migliorare, di utilizzare veramente le nuove tecnologie, ma soprattutto di fare sì che la nostra burocrazia non venga identificata come oggi in maniera negativa, ma diventi una burocrazia a servizio del paese come dovrebbe essere in ciascun paese che si reputa civile. Quindi questo è il mio auspicio e questo auspicio mi auguro anche che ci aiuti evidentemente anche a fare sì che la burocrazia non uccida, diciamo così, la parte relativa alle liquidità proprio per tutto quello che è stato detto. Quindi siamo assolutamente favorevoli e io sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto fino ad ora e penso di essere stato nei miei 5 minuti, vi ringrazio e vi restituisco la linea. Grazie mille.